Buonasera, ore 21, un saluto dallo studio di TV6, un nuovo numero di replay. Ovviamente Pescara si lecca le ferite dopo l'eliminazione della squadra bianco-azzurra nei playoff per la Serie C. Parleremo certo del Pescara, ma questa sera avremo altri argomenti. Parleremo anche del premio Prisco che è tornato in Abruzzo dopo 2 anni di pandemia, e domani è anche il giorno del Giro d'Italia a Pescara. Ritrovo con piacere Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Enrico. Allora, ci dici subito i risultati del primo posticipo del lunedì. Assolutamente sì, un risultato a sorpresa perché la Sampdoria già salva, ha travolto 4-1 la Fiorentina che è in lotta per l'Europa, gara senza storie. Si sta giocando ora a Torino Juventus-Lazio, la gara dell'addio in bianconero per Chiellini e Dybala. Juventus avanti 1-0, rete di Vlahovic. Si sta giocando il 15° minuto in questo momento. A te Enrico. Intanto ti do il bentornato perché grazie. Sei stato assente, ma sei in grande forma, quindi mi grazie. Fa piacere vederti così. Allora andiamo a salutare subito gli ospiti di questa puntata. Un caro saluto al consigliere della regione Abruzzo, al dottor Guerino Testa. Buonasera, grazie per essere Enrico, qui buonasera con noi. A tutti. Ritrovo con piacere il collega di Tutto Sport, Ivano Di Sciascio. Buonasera Ivano, buonasera. Ben rivisto. Ciao Enrico. E un ben ritrovato ai nostri compagni di viaggio. Saluto prima Totò De Leonardis, anche lui è tornato in gran buonasera. Forma. Dopo qualche settimana di assenza si è ringiovanito Totò, quindi un ben tornato anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, saluto buonasera Maurizio da qui in regia e Laurisi Bennato alle telecamere. Allora dopo chiederò qualcosa anche a Guerino Testa. Domani è il giorno del Giro d'Italia, qualche notizia per chi a casa vuol sapere l'orario della partenza? C'è molto fermento ovviamente in città. Certo, c'è grande fermento. Domani mattina la partenza 12:30-12:40 in Piazza Salotto, ma sarà una mattinata ricca di eventi proprio nel quartier generale della corsa, tanti gli eventi, anche ad esempio una esibizione di paracadutisti che porteranno la bandiera della partenza dopo un volo, sarà consegnata al sindaco Masci e al direttore del Giro Vegni che poi daranno il via alla corsa. Ci saranno però, ripeto, tantissimi eventi proprio intorno a Piazza Salotto, chiaramente circolazione dei mezzi che è vietata, sarà vietata praticamente per tutta la mattinata, poi quando il carrozzone partirà alla volta di Iesi, una tappa di poco meno di 200 km, più che altro per i velocisti, mano a mano il quadrilatero interessato sarà liberato da tutte le restrizioni e la circolazione dei mezzi potrà riprendere tranquillamente. Attraversamento praticamente di tutta la litoranea adriatica nelle ore successive rispetto alla partenza, e immaginiamo tanto pubblico che accompagnerà la Corsa Rosa che oggi ha sviluppato un giorno di riposo dopo l'arrivo sul Blockhouse di ieri. Oggi hanno tirato il fiato i corridori, domani si riprenderà a pieno regime. Insomma, Guerino Testa, sì, qualche sacrificio per i cittadini, però un bel riconoscimento per la città, per la regione, quando passa il Giro d'Italia è sempre una grande festa, no? Innanzitutto buonasera e piccola digressione, voglio farti tanti complimenti Enrico. Grazie. Penso di interpretare sì, anche il grazie. Pensiero dei tre amici, perché oggi hai ricevuto un premio ambitissimo, meritatissimo, e non lo diciamo per amicizia o per maniera, perché 39 un premio da condividere con tutti coloro che hanno lavorato con me. Sì, è un riconoscimento anche per la città e per l'Abruzzo intero. Oggi è il premio Prisco, alla presenza anche di tanti sì, tuoi colleghi. Immagine, venendo, cioè. Venendo al Giro d'Italia, sì, è stato un contributo importante della Regione Abruzzo, perché avere una tappa che parte dalla città di Pescara, quindi dall'Abruzzo, una che arriva, c'è anche un coinvolgimento economico, finanziario importante, però la Regione Abruzzo sta puntando molto sui grandi eventi, sullo sport legato anche al turismo. Domani sarà una giornata importante per la città di Pescara, che si sta facendo trovare molto attenta per tutto ciò che concerne l'organizzazione, e quindi domani sarà una giornata bella di sport con tante presenze. C'è stato l'arrivo ieri bello sul Blockhouse, suggestivo. Domani
sarà giornata. Vorrei rivolgere, non so, un appello ai cittadini, perché molti si lamenteranno come sempre per il traffico bloccato, per i divieti, però deve essere per quando c'è un evento importante, un minimo di disagio si crea, così come quando si realizza un'opera importante non è impensabile che non ci sia nessun tipo di problematica, però penso che il ritorno di visibilità, il ritorno anche economico per le tante attività che insistono sulla nostra città, pensiamo che tra ieri e oggi hanno dormito circa 3.000 persone tra ciclisti, squadre, accompagnatori che ovviamente hanno dovuto alloggiare e mangiare nel nostro territorio, una visibilità internazionale perché il nome di Pescara domani rimbomberà su tutte le riviste, le televisioni private, nazionali, europee, mondiali, certo, quindi certo. Beh, non si può pensare che qualche piccolo disagio non si arrechi. Io dovrò andare all'Aquila, quindi dopo dovrò scappare pure io, quindi dovrò trovare Totò, tu che vai sempre in bici non te la sentiresti di seguire la carovana? Seguirò lungo sulla riviera. Sono loro che seguiranno te. Sì, sì. Va bene, facciamo intanto un bocca al lupo agli organizzatori e speriamo che tutto vada per il meglio, siamo convinti di questo. Intanto, come diceva prima Guglielmo Testa, oggi dopo 2 anni causa pandemia è tornata la 18ª edizione del premio Prisco, organizzato da Marcello Zaccanini presso il Teatro Marruccino di Chieti. La giuria era composta dai giornalisti Ivan Zazzaroni, Marco Civoli, Italo Cucci, Franco Zappacosta, dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, mentre erano assenti Ilaria D'Amico e Giampaolo Ormezzano. All'inizio della cerimonia, presentata con il solito garbo da Stanislao Liberatore, sono state ricordate le figure di Sergio Zavoli e Gianni Mura, che facevano parte della giuria, e l'ex campione dell'Inter Mariolino Corso, che era molto legato all'avvocato Prisco. Sono stati premiati il CT della Nazionale Azzurra, Roberto Mancini, accompagnato dal presidente Gravina, poi il presidente del Benevento Vigorito per la promozione in Serie A di 2 anni fa, la collega della Rai Donatella Scarnati con il premio Martellini, l'allenatore del Bologna Mialovic ed il calciatore dell'Inter Barella, questi ultimi due erano assenti per motivi diversi. Ecco, personalmente, come diceva prima Guglielmo Testa, mi ha fatto molto piacere ricevere il premio grazie alla proposta Ussi, e quindi ringrazio i colleghi abruzzesi, ringrazio anche l'artista Esther Crocetta per l'opera Games Tirtin. Nell'occasione è stato festeggiato anche il centenario della Chieti Calcio alla presenza del presidente Giulio Trevisan. Allora sentiamo le prime interviste con Marcello Zaccanini, Marco Civoli e Roberto Mancini, interviste raccolte dal nostro Stefano Recanati. Marcello Zaccanini, si torna a respirare aria di festa, si torna a respirare aria di premio Prisco con un pensiero ovviamente a chi ci ha lasciato. Eh sì, ce ne abbiamo diversi che ci hanno lasciato, dal presidente Sergio Zavoli a Mariolino Corso, Gianni Mura, prima di loro Berselli, Nando Martellini, insomma. Ecco, però oggi è festa, loro volevano questa festa sicuramente, e oggi si torna a premiare chi si esprime nel mondo dello sport. Sì, quest'anno entrerà la giuria il dottor Abete, che prenderà il posto di Sergio Zavoli alla presidenza della giuria. Entra l'avvocato Lorenzo Terzi di Roma al comitato e Ivan Zazzeroni alla giuria, insieme con gli altri amici, Italo Cucci, Marco Civoli, Zappacosta. Quali sono le sensazioni di Marcello Zaccanini che dopo 2 anni torna a far vivere questo premio, dopo la pandemia ovviamente? Allora, sono grandi perché porta il nome di Peppino Prisco, che era un amico di mio papà. Peppino Prisco ha fatto la ritirata di Russia insieme con mio padre, per cui c'è un legame molto molto ricco d'affetto. Veramente è sempre una grande emozione. Torna finalmente il premio Prisco, era importante tornare anche per dar voce a chi purtroppo non c'è più. Beh certo, assolutamente. Gianni Mura, Sergio Zavoli, che sono stati artefici negli anni di questo premio, dedicato a un personaggio che comunque ci manca da sempre. Beh, sicuramente l'avvocato Prisco è stato un personaggio molto importante nel calcio italiano per tantissimi anni. Io ho avuto la sfortuna purtroppo di non conoscerlo poi direttamente, lavorarsi direttamente, perché quando sono arrivato io, come hai detto tu, era
era già scomparso, però credo, insomma, veramente è un personaggio di un'altra categoria che credo manchi molto comunque al calcio. Sei in Abruzzo, la patria di Marco Verratti. Nel nuovo ciclo azzurro ci sarà ancora la griff di Marco? Ma Marco è un grande calciatore, ha delle qualità incredibili, quindi è un giocatore che può giocare ancora per tantissimi anni, quindi io penso proprio di sì. Poi avremo altri contributi con le riprese della GT Fotovideo. Allora, quando si fa il nome di Prisco, ovviamente tutti pensano alla lealtà, all'ironia, alla competenza e all'eleganza dei modi, valori che difficilmente si ritrovano oggi. Vorrei sentire un po' tutti quanti voi. Abbiamo qui tre pescaresi che però simpatizzano per l'Inter, quindi Ivano invece è neutro, però l'avvocato Prisco resta un'icona della storia. Sì, Enrico, hai detto giusto. E mentre ascoltavo un po' tutte le varie figure che ci sono state ricordate, penso al calcio di oggi, da chi è rappresentato, non indegnamente assolutamente, ma le figure proprio che sono. Se penso a quegli anni, penso a Prisco, penso a Dino Viola, penso a Corrado Ferlaino, penso a dirigenti, presidenti di un altro, se vogliamo anche Rozzi, che sì, era con molta diverso, più però. Con molta più genuinità. Oggi guardiamo le squadre, guardiamo i fondi, guardiamo gente comunque che non italiana, c'è un calcio completamente diverso, proprio nasceva proprio dalle figure che sono diverse, cioè ma anche dal modo di interpretare il ruolo. Dice bene tu, Prisco scanzonato, ironico, Ferlaino idem, cioè ascoltare lo stesso Dino Viola, che era col suo tono così sempre molto serafico, ma era un piacere ascoltarli. Oggi io non ascolto nessuno dei dirigenti odierni, un po' perché loro poi sono anche un po' fuori da queste situazioni, ma perché poi sono stranieri, o piuttosto che gente un po' prestata al calcio, ma che di fatto fa, ripeto, era un altro calcio. Totò, i ricordi da bambino con Prisco? Beh sì, io sono interista al 53, quindi insomma più o meno erano così coetanei, diciamo. Sì, per me quello che diceva Ivano, voglio dire, un personaggio di un altro calcio, di un'altra epoca, eccezionale, voglio dire, la figura che prescindeva anche dalla sua fede nerazzurra, diciamo, perché era così come all'epoca, che so, era l'avvocato Agnelli, Viola, che ha citato, voglio dire, era veramente un altro modo proprio di vivere il calcio, poi con la sua ironia, con la sua capacità. Insomma, di era amico anche dei tifosi milanisti, certo, sì, ma appunto pensarci oggi sembra veramente qualcosa. Peccato che mancavano due grandi firme, Zavoli e soprattutto Gianni Mura, che qui a Pescara. Beh, certo, Gianni, tra l'altro, Gianni sono stato grande amico suo, ho avuto proprio la fortuna proprio di condividere diversi anni con lui, anche fare servizi insieme. Una figura eccezionale, voglio dire, non certo, solo come giornalista. Per cui anche Guidino Testa era presente oggi lì al Marocino. Poi abbiamo visto anche il presidente Marsiglio, che è venuto a salutare il presidente Gravino, dopo lo sentiremo. Insomma, un'altra cerimonia che porta in alto il nome della regione Abruzzo. Sicuramente, ma porta in alto il mondo del giornalismo, perché c'erano tutte firme di grandissimo valore. Sport, ovviamente avevamo il CT della Nazionale, il presidente Gravina, tra l'altro, se non ricordo male, parlando di Prisco, era o il CT Mancini o qualcun altro disse che Prisco era l'unico rivale politico che ti piaceva incontrare anche quando perdevi contro di lui. Certo, e quindi certo, è stata una frase bella che ha colto molto il segno del personaggio. È stato un personaggio. Il rammarico di Prisco, lo diceva proprio il CT, e non aver portato Mancini da calciatore. Esattamente. Riccardo, tu sei milanese, quindi interista. Prisco e Mariolino Corso sono i ricordi da bambino. Mariolino Corso, all'edizione del premio Prisco, ha avuto il privilegio e l'onore di fare una foto con lui. Poi purtroppo è mancato. Io l'ho fatto lui e Suarez insieme. Invece, per quanto riguarda Peppino Prisco, a Milano, nella storica sede
sede dell'Inter di Foro Bonaparte, c'era a Milano un circolo nerazzurro dove stava Pino Prisco, che era in via Medei, che era una via laterale del centro, e lui stava sempre lì, e quando usciva, la cosa che ha detto, non so se l'ha detto Guerino Totò, dell'amicizia che c'era tra interisti e milanisti, sì, che c'è sì. Tuttora a Milano non c'è questa grandissima rivalità di tifoserie, anzi le tifoserie sono abbastanza amiche. E non c'è mai c'è lo sfottò, sì, però non c'è mai stato grandi, infatti se voi vedete non c'è mai stato incidenti nel derby, non ci sono mai stati, perché c'è questo sfottò che è sanissimo, ed è il bello di Milano, è questo, che non ci sono mai stati atti di violenza nelle tifoserie. Bene, allora adesso entriamo nel discorso biancazzurro. Andrea, intanto è iniziata Juventus Lazio? Sì, sì, si gioca da 28 minuti, ripetiamo il parziale, Juventus 1, Lazio 0, gol di Vlahovic, peraltro al quarto d'ora è uscito Giorgio Chiellini, il capitano della Juventus, con la standing ovation, cambio proprio per permettere il saluto a tutto lo stadio nei confronti del difensore bianconero. A te. Ecco, le cose invece non vanno bene per quanto riguarda il calcio pescarese, Pescara che si lecca le ferite dopo l'eliminazione. Guerino Testa, l'avremmo voluto invitare anche durante l'anno, ma ha tanti impegni, sei capitato nell'ultima puntata dopo l'eliminazione, quando ovviamente c'è grande delusione. Cosa resta di questa stagione? Sì, sicuramente la delusione, perché durante l'anno abbiamo assistito a varie partite che non ci hanno fatto vedere del bel calcio né i risultati attesi. E tutti ci aspettavamo almeno un Pescara tra le prime tre posizioni, poi durante l'anno ci siamo resi conto che probabilmente forse alcune scelte tecniche di alcuni giocatori non erano risultate le più idonee, e in effetti il Pescara poteva e doveva fare di più. Queste annate accadono, non dobbiamo adesso piangere sul latte versato, dobbiamo pensare al di là della dirigenza, se il presidente Sebastiani rimarrà o meno, che il Pescara il prossimo anno deve fare una squadra competitiva, perché abbiamo visto squadre anche più titolate del Pescara che poi si sono arenate in Serie C per diversi anni. Ci dobbiamo credere, dobbiamo pensare di investire su alcuni buoni giocatori che oggi Pescara possiede per ripartire. Ecco, voi siete tutti pescaresi, ad eccezione di Riccardo, che però è un pescarese acquisito, quindi conoscete la storia di questa società, la storia del calcio pescarese, e cercheremo di analizzare se qualcosa del passato si può rivivere oppure cosa deve cambiare. Allora, Ivano, sai bene che in città c'è questa contestazione verso il presidente Sebastiani, con Totò spesso abbiamo parlato anche di altri presidenti che hanno avuto lo stesso trattamento dai tempi di Salvatore Galeota, qui abbiamo la memoria storica, poi Totò ci corregge se sbagliamo qualcosa, però sicuramente è un momento difficile da valutare, perché giornalmente leggiamo dichiarazioni del presidente che è intenzionato a cedere la società. Ci sono delle scadenze che vengono spesso posticipate, però può essere questo un momento storico dunque per il calcio pescarese. La tua idea sull'attuale momento, cosa pensi possa accadere realmente? Non lo so, è un momento, è un crocevia importante questo, credo, della storia del Pescara. È paragonabile a qualche altro momento del passato? Non lo so, questo adesso farei fatica adesso a concentrarmi su quale potrebbe essere. Ti dico che è un momento importante, perché sia sportivamente è un momento difficile, complesso, perché comunque vieni da una noi direzione. Siamo nell'ambito sportivo, sì, perché sì, ci mettiamo a fare altri discorsi. Sportivo parlo dal punto di vista di campo, sì. A livello di campo è un momento complicato, perché vieni da una recessione e da un anno comunque deludente che sta per non esserci. È un momento complesso a livello ambientale, perché è indubbio che c'è distacco da questa squadra, o meglio c'è un'attenzione molto lontana dal Pescara. Tutti sanno del Pescara quello che accade, tutti quelli che hanno sempre seguito il Pescara, però c'è un distacco fisico dalla squadra. È anche vero che molti pensano di sapere,
Diciamo che al di là di sapere o meno, avere competenza o meno, c'è comunque una conoscenza di quello che sta accadendo, quello sì. Quindi c'è un distacco sì, ma è un distacco particolare. È evidente che l'ambiente è un po' avvelenato, c'è veleno all'interno dell'ambiente, al di là di Guelfi e Ghibellini, diciamo del discorso Sebastiani. È una situazione da cui secondo me c'è un cortocircuito che bisogna innescare per forza, perché ormai l'inerzia degli ultimi anni che si è instaurata con questa, diciamo, con questa contestazione, con questo ambiente avvelenato, ormai è arrivata anche l'inerzia, è arrivata a finire il suo spunto, perché a livello sportivo poi i risultati non sono solo figli di scelte tecniche o di altre cose, sono figli di tante cose e non ultimo. E allora perché si è arrivati a questo punto, Guerino Testa? Ma sicuramente perché... Cioè perché Pescara è tornata ad essere la città dei veleni? Sono soltanto i risultati degli ultimi 3 anni o c'è qualcosa dietro? Ma io penso che... io questa sera cerco di essere più chiaro del solito. Fino a qualche anno fa, e non parlo di decenni fa, parliamo di 3, 4, 5 anni fa... Devi spogliarti dai panni sì, del politico, ma anche qui sei uno sportivo. Il presidente Sebastiani sembrava che qualsiasi cosa toccasse diventasse oro all'improvviso. Dopodiché ci sono state le retrocessioni e c'è stata una contestazione anche violenta, è sicuramente sbagliata quando ha assunto certi toni, perché poi la contestazione fa parte del gioco. Cosa accadrà non lo so. No, perché si è arrivati? Si è arrivati per una mancanza di risultati, perché poi abbiamo visto come società anche meno titolate del Pescara, pensiamo allo Spezia quest'anno, sono riuscite a tenersi la Serie A ben stretta, giocando bene e facendo campionati ultra dignitosi senza avere grandi. Quindi non è impossibile salvarsi in Serie A? Assolutamente no, l'abbiamo dimostrato. Ricordiamoci uno degli ultimi anni quando il Pescara è retrocesso, penso non l'ultima, la penultima volta, alla fine del giorno di andata era quart'ultimo, quint'ultimo, dopodiché la campagna acquisti deludente ci ha fatto sprofondare in Serie B. L'anno di Strop, esattamente. Quindi io ritengo che questo clima sicuramente non positivo, perché ascoltiamo la contestazione allo stadio, le parole spesso da parte di una parte della tifoseria nei confronti del presidente Sebastiani sono nette ed evidenti. Io auspico da pescarese, da tifoso del Pescara, che questa società, più che essere ceduta, venga rafforzata. Mi piacerebbe che qualche personaggio, anche di non abruzzese, se abruzzese ancora meglio, si mettesse a fianco del presidente Sebastiani e degli altri soci per rafforzare questa società e per tentare di ritornare ad essere quella Pescara Calcio che ci è piaciuta, che anche con un giusto allenatore fa tornare l'entusiasmo, perché poi una città di Pescara veramente basta poco per far tornare l'entusiasmo. Quali sono le colpe di Sebastiani, Totò? Ma guarda, secondo me purtroppo la colpa credo che sia stata questa continuità negativa, voglio dire, perché questo poteva essere l'anno per rifondarlo, però alla fine le scelte sono state più o meno quelle che hanno caratterizzato gli altri anni. Io vedo, soprattutto metto insieme gli ultimi 3 anni, le ultime 3 stagioni, in cui praticamente sono passati 8 allenatori, compreso quello di quest'anno, e addirittura 100 giocatori. È chiaro che non è il problema era questo, voglio dire, anche perché... Cioè un progetto improvvisato? No, progetto magari non giusto, nel senso di pensare che di fare una squadra con giocatori di esperienza, con gente, anche con allenatore che dice era bravo nelle serie minori, voglio dire, credo che il progetto non possa essere questo, perché tra l'altro, non è la prima volta che lo dico, io credo che quest'anno...
il Pescara dopo tanti anni ha tirato fuori dal settore giovanile dei giocatori veri su quale puntare. Basta vedere quello che è stato il rendimento di Sorrentino, di Veroli, poi di Delle Monache, di Chiarella, cioè vuole dire tanta abbondanza. Credo che non l'avesse dai tempi di Galeone. Se ricordiamo come nacque quella squadra, nella squadra c'erano 8 giocatori, quella di Galeone. Tra l'altro Galeone che non aveva fatto la Serie B nemmeno da calciatore, per dire, voglio dire, questa storia di andare dietro ai questi monumenti della categoria. Non è quello, voglio dire, io credo che quest'anno, appunto, credo anche grazie al lavoro fatto dal presidente, da Sebastiano e dalla società, quello di costruire un settore giovanile secondo me molto importante. E doveva essere il caso magari di ripartire da questo modo, già quest'anno poteva essere importante. Credo che non ci sia un'altra strada, quella di puntare sui giocatori di categoria, su quelli che poi... Quindi insomma scelte tecniche queste? Secondo me scelta è quella di rifondare, di ripartire più o meno da altre condizioni. Allora la stessa domanda la faccio a Ivano e Riccardo. Ivano, le colpe del presidente Sebastiani? Ma io credo che dal punto di vista sportivo la promozione di quest'anno non era un atto dovuto, anche perché si è retrocesso, è capitato al Perugia l'anno scorso, ma è un caso abbastanza sporadico il fatto che una squadra retrocede, poi ritrovi subito la categoria diciamo appena persa. Non è un fatto dovuto, non è semplice, non è un'equazione perfetta, ci sono tante dinamiche secondo me che una squadra che retrocede può pagare. Da un punto di vista di comunicazione probabilmente il presidente Sebastiani negli anni, anche per questo troppo accentramento mediatico che c'è sulla sua figura, perché poi anche la tipologia della società è tale che essendo così tra virgolette monarchica è lui e solo lui, quindi diciamo che lui è quello che è l'interlocutore dal punto di vista dirigenziale. Lui probabilmente a livello di comunicazione non piace molto alla critica, non piace molto al pescarese, per alcuni suoi insomma, modi di comunicare, legittimi, ci mancherebbe, però non piace. Questo è un aspetto che probabilmente non è sostanziale, ci mancherebbe, perché poi... È una componente, perché se un presidente vince, probabilmente può anche comunicare male, ma poi vince, io credo che tutti a tutto si pensa tranne che come si comunica. Però questo chiaramente è una componente importante che nel tempo è diventata un po' troppo, ripeto, più volte vista, più volte messa sotto lente ingrandimento. Dal punto di vista sportivo io credo che un po' di mancanza di programmazione adesso c'è, è evidente. È evidente, non è che prima ci sia stata molto, però diceva bene Guerino, era un po' in remida Sebastiano, ciò che toccava diventava, luccicava. Probabilmente questa componente adesso è venuta a mancare e quindi vengono fuori quelli che sono i difetti di mancata programmazione. Una cosa che diceva Guerino anche importante, secondo me, è una domanda che ci dobbiamo fare un po' tutti e capire il perché. Il perché mai questa società, Sebastiano non è mai stato affiancato, da Iannascoli in poi non è mai stato affiancato, cioè non c'è stato mai nessuno, perché poi una società può essere anche non venduta ma rafforzata, diceva bene Guerino, cioè nella logica di una società con degli imprenditori che non hanno grandissimi... Inizialmente questa società era nata in quel modo. È un esempio per tanti. Però erano un po' troppi probabilmente, ha perso pezzi perché è quasi diciamo fisiologico li perde. Però dobbiamo farci questa domanda, perché questa società non è mai riuscita ad avere altri Sebastiani insieme a lui nel corso del tempo? Perché è difficile, perché il territorio non esprime questi imprenditori, oppure la domanda perché la capacità di sintesi con Sebastiani non è semplice? A questo perché può rispondere Guerino Testa? Ma in Abruzzo di classe imprenditoriale che ha capacità finanziarie per supportare una squadra di calcio, però restiamo su Pescara, perché sì, vabbè, però su Pescara io penso anche prima c'era qualche imprenditore della Val di Sangro che operava nella Pescara Calcio. L'Abruzzo è una regione piccolina, quindi se troviamo un imprenditore di Giulianova piuttosto che dell'Aquila o di Tortoreto che vuole dare una mano, ben venga, se pescarese ancora meglio. D'altro che prima c'erano anche Oliveri e Civili. Esattamente. Quindi io penso che classe imprenditoriale con capacità finanziaria ce n'è. Se poi è disposta ad investire nel mondo del calcio, perché oggi il mondo del calcio richiede
un impegno finanziario importante. Soprattutto poi in Serie C. Lo vediamo in Serie B, in Serie A, dove ormai, come dicevamo prima, i gruppi, i fondi la fanno da padrona. Però io non dispererei. Comunque, tornando un attimo, facendo una marcia indietro, quando abbiamo iniziato il campionato quest'anno, Pescara aveva preso un direttore sportivo che conosce bene il mondo della Serie C, un allenatore che poteva piacere o non piacere, che comunque aveva raggiunto anche risultati importanti nel mondo della Serie C, quindi qualche presupposto positivo c'era. Poi abbiamo visto che la squadra invece probabilmente non è stata allestita nel modo migliore. Io mi ricordo le prime partite, ogni imbeccata era un gol, ogni cross era un gol, e così come abbiamo visto adesso, io non sono un allenatore di calcio, ma appena ho visto il Feral Pisalò a Pescara, dopo due o tre tocchi si vedeva che era una squadra molto organizzata, che non aveva giocatori conosciutissimi. C'era un progetto nato 4 anni fa. C'era un progetto e che comunque si capivano con un colpo d'occhio. Riccardo, allora torniamo alla domanda precedente, le colpe di Sebastiani. Le colpe di Sebastiani, un fallimento di progettazione, l'ennesimo fallimento di un tentativo di fare un progetto e dopo qualche mese progetto è naufragato. Tecnico assolutamente sì, cioè siamo partiti con Oddo ed è andato male, l'abbiamo fatto con Zauri, è andato male, l'abbiamo preso con Auteri peggio, perché è vero che abbiamo fatto le prime due giornate che sembrava, ma poi quest'uomo non è riuscito a creare nulla e i giocatori in campo, cosa che io secondo me sono una parte responsabile per me all'80% di tutto questo, perché vengono qua a fare della vetrina. Io ho visto tutte le partite quest'anno, non ho visto tranne pochissimi metà tempo di partita una squadra che gioca come squadra, una squadra che gioca perché lotta, una squadra che insomma ci mette del suo per questo arrivare a un giudizio obiettivo. Giudizio sull'attuale stagione? Sì. Io parlavo in generale di società. Guarda, vengo a dirti che un presidente che cambia tutti questi allenatori e tutti questi direttori sportivi probabilmente è alla ricerca di qualcuno che forse fa dei tentativi, perché questo Matteassi che ha preso arrivava da, aveva diciamo un pedigree di giovane rampante, onestamente per quello che sono stati poi le sue dichiarazioni e quello che ha fatto la squadra, io onestamente non lo riconfermerei personalmente. L'allenatore ha preso un allenatore che dava delle dichiarazioni che le faceva solamente lui, per chi come noi andavamo però alla partita. Che in estate, quando è stato fatto il nome di Auteri, molti erano anche contenti di questa scelta. Certo, perché non lo conoscevi, ma dopo quando poi lo sentivi parlare e vedevi una partita e lui te la raccontava in maniera differente, dopo, ma anche all'inizio. Cioè lui non è un allenatore, oltre che sul piano tecnico con questi giocatori, deve essere un buon psicologo, un buon padre, un uomo che fa la squadra. Il Pescara, no, al di là che ha cambiato sempre la formazione, come diceva giustamente il maestro. De Leonardis, ogni partita cambiava, non ha mai creato gruppo, non ha mai creato, e quindi il fallimento, il problema della società è quello di farsi dei progetti che però naufragano, perché probabilmente non puntano sulle persone giuste. Sul discorso che faceva prima Ivano, sulla comunicazione del presidente? Allora, qua questo è un discorso molto particolare sulla comunicazione, perché ci sono persone empatiche e persone un po' meno empatiche. Però non è che se una persona è meno empatica non metta l'entusiasmo in quello che fa, perché ci può essere anche quello simpaticissimo che poi magari nella sua simpatia ti prende in giro. Ci sono persone meno simpatiche che magari conta sono relativamente, più contente. Però una concorrenza. No, non conta relativamente, perché devo dirti una cosa. I nostri tifosi hanno fatto il tifo tutte le domeniche e hanno smesso anche a un certo punto la contestazione al presidente Sebastiani. Spettatori 2000, io parlo comunque di quelli che sono i tifosi, per me, perdonami, non gli occasionali ma i tifosi veri, quelli della curva e quelli dei distinti hanno sempre tifato il Pescara per tutto l'anno, compreso col Feral Pisalò all'ultima giornata, non hanno mai smesso di citare la squadra. Sempre, quindi non è un alibi la contestazione Sebastiani, 2000, perché non c'è stata sempre 2000.
sempre 2000. Ma non è quello Pescara, dai. No, ho capito, però i tifosi hanno sempre citato la squadra, quindi la squadra non può dire avevamo delle condizioni ambientali ostiche. Antonio ti sta dicendo un'altra cosa. Gli altri 8.000 che non stanno allo stadio, perché non stanno allo stadio? Non penserai 2.000 che possono contestare a tratti. Gli altri, allora, 8.000 dove stanno? Gli altri 8.000 non ci sono perché la squadra... Per dire un numero, perché, no? Ma perché... Allora io ti voglio fare un esempio e ti prego di farmi parlare. Ad una partita di Coppa Italia, Inter-Verona, c'erano 353 spettatori quando l'Inter andava male. L'andamento del pubblico pagante è per come va la società. Se il Pescara in canale ha 3 vittorie consecutive, dal 2000 sono 4.000. Se fa un filotto di 8 partite, da 4.000 sono 8.000. Quello è dettato dalla squadra. I 2.000 sono quelli come me che sono malati di calcio, come noi, e che vanno sempre allo stadio. Poi gli occasionali sono gli altri 8.000, quelli che se il Pescara va bene arrivano allo stadio, col bambino, con la famiglia. Se il Pescara fa delle prestazioni disarmanti, che ti viene sonno quando lo vedi, chiaramente la gente non è così. Perché io ricordo a Riccardo, che probabilmente era già a Pescara, il Pescara a Vasto, squadra scalcinata, squadra depressa, squadra lotta retrocessione, portava 5.000 persone a Vasto, che non è una questione di risultati. È tutto guarda, una... Io ho 5.000 persone a Vasto, io, a parte che allo stadio di Vasto 5.000 persone non ci stanno, a di là di questo, io conosco però lo stadio di Vasto 5.000 persone non ci stanno. E allora diciamo che erano meno di 5.000? Diciamo ma... che c'era, ma diciamo, ma... diciamo che ma... c'era più entusiasmo sulla squadra, no, perché c'era un problema. Clima, c'era quello un clima più sereno. Sofferenze. E certo, cioè, no. C'è un problema proprio ambientale, cioè il problema è ambientale, ma non è sì, non però, è un problema, però perdonami, il problema ambientale in tutte le squadre, se tu vai a vedere tutti gli stadi quando inquadrano, ci sono, non c'è, tranne la Salernitana che ha fatto il pieno nell'ultima partita, anche la Serie A, la Serie B, se tu guardi gli spazi sono semi vuoti, tra le partite che fanno in televisione. I risultati portano i tifosi, questo è scontato. Ma è chiaro, perché... ma poi tu mettici anche che adesso sei seduto in poltrona e ti vedi la partita, a qualsiasi livello. Se la squadra va bene, la però se la squadra va bene, certo, però la mancanza di... No, ricordiamoci pure un po' il periodo che abbiamo vissuto, dove gli stadi per un periodo erano chiusi, un po' erano contingentati. Ma lì dovrebbe subentrare la voglia di tornare allo stadio. Ma guarda, noi ne abbiamo visti per anni e anni e anni. Pescara, per certi versi, una città modaiola. Se Pescara ti imbeccava, un po' per tutto. Se Pescara ti imbeccava qualche partita e arrivava al terzo posto al playoff, Pescara e i comuni vicino facevano a botte, tra virgolette, per entrare nello stadio. Vabbè, tra poco sentire. Totò, vuole aggiungere qualcosa? A parte che adesso, cioè fare gli esempi di quando andavano tutti allo stadio, adesso è difficile anche l'accesso allo stadio, perché voglio dire, una volta arrivavano gli autobus da tutta la provincia, addirittura dal Cetino, insomma da Vasto, da tutte le parti. Ma io credo che il problema vero non è quello, cioè basta ricordare questo, che Pescara, le promozioni del Pescara non sono state mai, nessuna promozione è stata programmata, è stata sempre la squadra che ha trascinato il tifoso, ha portato al di là del risultato, voglio dire. Quindi è inutile programmare? No, programmare in un certo modo, voglio dire, nel senso che l'anno, ho citato l'anno di Galeone, ma possiamo mettere anche l'anno di Oddo, voglio dire, in cui erano giocatori. Forse l'unica volta con Angelillo si è un po' programmato la stagione. Esattamente, eppure è stata. In Serie C è anche un po' difficile programmare, voglio dire, uno deve costruire una squadra che è un piacere andarla a vedere, al di là del risultato, il problema è quello, e non a caso tutte le promozioni sono nate in questo modo. L'anno di Zeman, perché vi ricordate l'anno di Zeman, c'erano giocatori conosciuti, non ce n'era uno, c'era Immobile che non aveva giocato 3 partite, per dire, Insigne aveva fatto un campionato in Serie C, voglio dire, la devi costruire. Però una ragione squadra. Perino quando dice è un pubblico modaiolo. Ma no. Più che modaiolo, mi piace. Oltre al fatto che si vuole divertire, prima divertirsi, la prima cosa è si aggiunge il risultato. Non deve essere il presidente. Ricordi l'anno di Decanio, primi in classifica, allo stadio andavano 7-8.000 persone, tranne l'ultima. Perché non si divertiva la squadra, con degli Rossi era diverso. Ma quando è che si divertiva? Quando la squadra trascina, non c'entra niente né il presidente né il problema è quello, cioè la squadra deve trascinare il pubblico. E ci deve stare anche qualche bandiera. Quando è arrivato Galeone, la prima partita di Galeone sono dovuto uscire da una porta di servizio perché l'amichevole col Messina. Poi questa squadra ha conquistato
40.000 persone, dire, questo è il problema. Con Zeman è stata la stessa cosa, con Oddo è stata la stessa cosa, con Oddo sono arrivati la Padula che veniva dalla Serie C, Mandragora che non conosceva nessuno, certi giovani che ha costruito però una squadra che al di là del risultato, al di là del risultato, ha trascinato il pubblico, perché il pubblico recupera solo in questo modo, non se il presente sta simpatico antipatico, esatto. Perché nei momenti migliori Sebastiani era... Andrea, ci sono novità? Che all'intervallo a Torino Juventus avanti 2-0 sulla Lazio, ha raddoppiato Morata e quindi questo è l'aggiornamento che vi diamo. Tra poco sentiremo il presidente della FIGC Gravina, un altro presidente che ha vinto e rischia di vincere anche quest'anno dopo l'impresa di Ascoli, cioè il presidente del Benevento Vigorito. Andiamo in pubblicità, torneremo tra qualche istante. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 21:46 minuti, lo scudetto lo vince il Milan, Riccardo, sì. Beh, diciamo che c'era ormai cucito addosso. Tutti interisti. Ma non scherziamo, ha due risultati su tre, sta giocando bene, il Milan ha già vinto lo scudetto. Totò. Ha già vinto lo scudetto. Guerino?
Rispondi bene. Oggi non ti voto più. Oggi Civoli ha detto, ha ricordato quando Mancini, allenatore dell'Inter, ha vinto a Parma l'ultima giornata il campionato. E vabbè, stava primo. Guerino, rispondi bene. Chi vince il campionato? Speriamo in un pareggio domenica del Sassuolo col Milan. L'Inter vince. Quindi, quindi ha vinto il Milan. Vince il Milan. Uguale. Quindi ha vinto il Milan. Va bene. Beh, per la storia di questo campionato, a parte non sono tifoso di entrambe. Però per la favola del Milan di questo campionato, insomma, sarebbe giusto vincesse il Milan. Andiamo a sentire il presidente Gabriele Gravina. È più giusto l'Inter. Capisco l'amarezza, capisco il dispiacere, una mancata qualificazione è sicuramente una forte lacerazione, però bisogna avere una visione globale, complessiva. Stiamo lavorando per il futuro e continueremo a farlo con l'aiuto dei club, l'aiuto dei tifosi e l'aiuto di Mancini, che sicuramente è uno dei tecnici in questo momento più formato, più preparato e devo dire anche di grandissime qualità umane nel saper creare quell'armonia, quell'atmosfera che tutti abbiamo visto con grande entusiasmo un'estate fa. Presidente, se ci può dire due parole sulle due squadre che orbitano a livello professionistico come Pescara e Teramo. Guardate, fare calcio oggi è difficilissimo, io lo continuo a ripetere in continuazione ed è per questo che continuo a dire che quando arriva una classe dirigente ed è coerente nella sua impostazione progettuale va tutelata. A me dispiace quando sento parlare di contestazione verso le proprietà, verso i titolari delle azioni di quelle società, vanno coccolati perché oggi non è facile trovare i dirigenti disposti con un principio di mecenatismo, io dico investire, è un'espressione sbagliata nel mondo del calcio, a mettere soldi, a finanziare, a pompare risorse continuamente, quindi io apprezzo moltissimo quello che sta facendo il Pescara in tantissimi anni, è coerente con quello che è il rispetto delle proprie disponibilità. Cerchiamo di mantenere molto molto ferma questa barra dritta verso quelli che possono essere i risultati migliori in un prossimo futuro. Teramo soffre, Teramo come tutto il calcio italiano sappiamo che il calcio di base soffre e quando viene meno, per questo dicevo tuteliamo i dirigenti, quando ci sono e coccoliamoli, non contestiamoli e facciamo in modo che quando troviamo qualcuno, come è successo anche a Teramo, con le diverse proprietà che si sono susseguite, hanno la voglia e soprattutto la passione nel mettere risorse all'interno del mondo del calcio, li dobbiamo rispettare. Guerino Testa, da consigliere regionale, ti ritrovi nelle parole del presidente Gravina per quanto riguarda queste due realtà, Pescara e Teramo? No, penso che abbia fatto una fotografia abbastanza precisa, un identikit veritiero. Andrea, a Teramo c'è qualche novità di giornata perché passano i giorni ma non si sblocca la situazione? Diciamo che in giornata non si è registrata alcuna novità. Il punto della situazione è il seguente, che l'imprenditore originario della Sicilia ma che ormai fa base nella provincia di Roma, Giuseppe Spinelli, ha manifestato il suo interesse ad acquisire le quote di maggioranza della Teramo Calcio, manifestazione di interesse sia verso gli amministratori, sia manifestata verso il custode giudiziario e verso il Tribunale di Roma. Ha ottenuto gli incartamenti, in questo momento i professionisti che curano gli interessi di Spinelli stanno valutando tutto il quadro. Però è una lotta contro il tempo. È una lotta contro il tempo, ecco, è probabile che alla fine di questa settimana, ma più probabilmente all'inizio della prossima, Spinelli, una volta che avrà ottenuto il quadro da parte dei suoi professionisti, scioglierà le riserve e quindi deciderà se presentare una proposta di acquisto o se lasciare perdere. Questo è lo stato delle cose. Chi ha espresso invece parole favorevoli al presidente Sebastiani è il presidente del Benevento Vigorito. Andiamo a sentirlo e poi commenteremo insieme le sue dichiarazioni. Io prendo spunto da un'azione dell'ultima vittoria ad Ascoli, assist di Masciangelo, gol di La Padula, due giocatori passati per Pescara, cresciuti a Pescara, l'hanno fatto bene, sappiamo la grande amicizia che vi lega al presidente Daniele Sebastiani, che cosa possiamo dire di questo Pescara? Ma io dico che il Pescara ha un grande presidente, Daniele Sebastiani
si è ritrovato a essere presidente di Pescara con una cordata, poi è rimasto da solo e dedica tempo, risorse e attività bene a un settore giovanile che è invidiato in tutta Italia. Avrebbe probabilmente bisogno di una maggiore solidità intorno a lui da parte di persone che dovrebbero aiutarlo anche finanziariamente, perché le squadre di calcio, indipendentemente dal fatto di aver bisogno di molti soldi, hanno soprattutto bisogno di molta gente che crede in una cosa del genere. E Sebastiani io lo ritengo uno dei dirigenti più preparati nel calcio e ha un grande amore e una grande passione. Non perché siamo amici, io l'ho conosciuto perché ho cercato di conoscerlo da dirigente per imparare qualcosa. È intelligente, è furbo, è un uomo vero che sa dare al calcio molto. Oggi probabilmente è un po' stanco perché quando ti prendi qualche periodo negativo, rimanere sempre in piedi non è da tutti, lo farà ancora una volta e secondo me è l'uomo che serve per rinascere un'altra volta. Quindi lei lo conosce e pensa che potrà fare un passo indietro sul settore cessione società, ecco, potrà rimanere a Pescara? Beh, io credo che lui abbia una passione enorme per la squadra, è un po' quello che succede a tutti noi. Se sta cercando di cederla è perché evidentemente si sente troppo solo, no? Se la gente lo ama e lo stima come lo amo e lo stimo io, lui potrà fare un passo indietro, ma gli altri dovranno fare un passo avanti. Ivano Di Ciascio, cosa ti ha colpito di questa intervista? Quale frase? Ma intanto che è detto andrà avanti ancora una volta lui, quindi ci ha dato quasi una notizia del fatto che rimanga Sebastiani in sella. No, l'avrà detto probabilmente più per sì, no, io mentre sentivo lui, mentre sentivo Gravina, pensavo a un aspetto del calcio odierno. Non parlo della Serie A e forse neanche della Serie B. Cioè Gravina dice una cosa giusta, no? Sosteniamo le proprietà, non contestiamo. Però io dico anche un'altra cosa: bisognerebbe creare un sistema calcio sostenibile a livello economico. Oggi non lo è. Oggi se pensiamo al calcio pensiamo a società sovraindebitate, quasi tutte, in Serie A penso sono tutte società, diciamo, che non sono dichiarate fallite solo perché poi il calcio diventa una zona franca da questo punto di vista. Il calcio non è sostenibile a livello economico così come lo è oggi, quindi va bene tutto, però mi dici tu Enrico, chiedo anche agli amici, come fa una proprietà a investire in una società di calcio o anche acquisire una società di calcio in una piccola piazza? Perché sai, Pescara potrebbe essere anche una città appetibile perché ha una prospettiva, una storia, ha un appeal diverso, ripeto, ha uno stadio comunque grande. Ma io che devo, qual è il, cioè perché devo investire, per esempio acquistare una società di medio livello di Serie C? Qual è la ratio? Non c'è nel Pescara, figuriamoci una squadra di medio-basso livello. Per dirti cosa, che quando si parla di acquisire il Pescara, ma spiegate perché un imprenditore dovrebbe comprare il Pescara? Voi dovete spiegarmi tecnicamente dove sta il mio investimento e qual è la possibilità di ritorno del mio investimento. Guido Testa, la differenza tra un Vigorito e Sebastiani è la forza economica diversa? No, adesso io non conosco la forza economica e finanziaria di entrambi, perché si conosce soprattutto quella di Vigorito. Ma quella di Vigorito sembra una abbastanza solida. Peraltro oggi, sempre durante il premio Prisco, lui ha detto chiaramente che anche nel momento difficile non ha cambiato allenatore quando forse anche la piazza glielo chiedeva, quindi è un uomo che mi sembra che abbia le idee. Non solo, un esempio, la Padula sarebbe un ingaggio di 1.600.000 molto, euro. Quindi molto, ha le idee molto chiare, ha una squadra forte e lui ovviamente è molto amico del presidente Sebastiani, sì. Quindi lo ha messo e quindi lui auspica che rimanga in sella. Ha detto una cosa che ho detto prima, che sarebbe opportuno che il presidente Sebastiani venisse avvicinato, venisse coadiuvato da qualcuno che ha una solidità economica per dare sia un nuovo slancio economico-finanziario, ma anche per dare nuove prospettive. Totò, vuol dire qualcosa su questa intervista di Vigorito?
Ma guarda, io se penso appunto a Benevento, a Pivorito, credo che tra i tanti errori, tanti, no, non tanti, ma errori particolari fatti dalla gestione Sebastiani sono state soprattutto le operazioni fatte col Benevento. Forse ve le ricordate, abbiamo dal Benevento sono arrivati giocatori fermi da 6 mesi o da un anno. Quindi questa storia non è che non mi piace molto, voglio dire, sicuramente sono due personaggi diversi anche come consistenza economica, direi, ma credo che in questa intesa non è che il Pescara facesse la parte del protagonista o del coprotagonista. Detto questo, almeno è una sensazione che ho avuto, adesso i nomi magari Andrea se li ricorda, le operazioni fatte col Benevento negli ultimi 2 anni. Tu parli di giocatori che sono arrivati dal Benevento? Oppure che sono stati tipo, credo, anche Diambo è stato ceduto a Benevento e poi è tornato, vuol dire Volta, Sanogo, Diambo. Tutta gente che comunque non è riuscita a fare una partita a Pescara. Da Loi è andato anche a. Per cui non la vedo bene questa cosa, comunque è una cosa mia, ma credo che i fatti. Ci siano. Al di là di questo ribadisco il concetto iniziale. Credo che Sebastiani ha gestito questa società per 10 anni, 11 anni e sicuramente non l'ha fatta male, voglio dire, visto che sono state due promozioni in Serie A. Per cui il problema è come gestirla questa. Credo che l'unica strada che ci sia proprio quella, lo ribadisco, visto il lavoro fatto per il settore giovanile, che è un lavoro importante, ho citato anche Diambò che guarda caso era stato già ceduto, credo che la ripartenza deve partire soprattutto da questo, al di là di. Quindi è più importante lavorare sempre sul settore giovanile che non avere rapporti anche con i grossi club. Sì, perché non sono rapporti che alla fine non è che la gestisci tu direttamente, insomma, io non ci credo a questo tipo. Io appunto quello che mi auguro, questi giocatori usciti anche l'ultimo anno, da Delle Monica, Chiarella, a Sorrentino e Veroli, e ce ne sono altri nel settore giovanili, che si debba ripartire da questo, non che si debba magari cedere questi giocatori per costruire questa squadra di esperti, di categoria. Però lì torniamo sempre al solito discorso, la società come si finanzia, cose che fa anche la Beh, intanto riduci il monte di ingaggi, lo riduci notevolmente, sì, voglio dire, insomma, sì. Credo che se le cose restano in questo modo, credo che questa sia la strada giusta per fare, perché l'unico modo, credo, a mio avviso, è quello per ricostruire un rapporto con la città, con la tifoseria. Non ne vedo altri, cioè, quello, soprattutto l'ultimo campionato deve far riflettere, perché ricordiamo come si è partiti con un grandissimo entusiasmo. Perché però Totò, ti chiedo, senza fare adesso i conti alla società, perché sono numeri che conoscono un po' tutti. Se per un campionato di Cil Pescara quest'anno ha speso 7 milioni come gestione, vorrà spendere 4-5 milioni, non lo so, no? E il finanziamento della Lega in Serie C è soltanto di 350 mila euro rispetto a una B che ti porta 6 milioni, cioè c'è un dislivello tra B e C pazzesco, no? Quindi da 350 mila euro a coprire 5 milioni ogni anno è un bagno di sangue. Ma quello sicuramente, per quello ti dico che l'unica strada può essere solo se tu ti finanzi, cioè vai avanti con il settore giovanile, ma sul piano proprio del gioco, vuol dire, non che i giocatori che escono fuori da te ti devono servire per costruire una squadra, per fare incasso e costruire una squadra di presunti fenomeni che non conosci. Allora, quello che dice Totò De Leonardis è giustissimo, però Enrico diceva anche come fai a finanziare se l'introito della serie della Lega è in minimo, quindi dovresti vendere qualche pezzo pregiato te lo devi tenere, e secondo me una squadra come il Pescara deve valorizzare al massimo i giovani e deve prendere, perché poi questo è un merito che bisogna
Ma poi a parte la volontà della società e giocatore di andare via, è un merito che bisogna sicuramente riconoscere al presidente Sebastiani, quello di aver comunque tessuto dei buoni rapporti anche con società più importanti, quindi prelevare anche qualche giovane importante di qualche squadra, Ivano, tipo l'Atalanta, tipo il Milan. Oggi le norme attuali per la licenza per partecipare ai campionati alle società piccole ti costringono di autofinanziarti. Perché? Perché c'è l'indice di liquidità, che è il rapporto tra voce attiva e voce passiva della società, che deve essere, leggevo proprio ieri un articolo, 0,7%, cioè io devo stare 0,7% sopra rispetto alla voce attiva rispetto alla voce passiva. Quindi, che cosa, tradotto, che significa? Che se io non creo voci attive, come potrebbe essere purtroppo la vendita di giocatori futuribili, io non ho le capacità a livello imprenditoriale per chiaramente coprire queste voci, quindi di conseguenza devo comunque pareggiare questi, o meglio. Quindi scusami, secondo te allora questo aver gestito in 3 stagioni 100 giocatori è stato un affare, un modo per rimettere a posto il bilancio? Cioè, no, a me mi sembra di impazzire se diciamo una cosa del genere. Voglio dire, Pescara ha utilizzato 100 giocatori in 3 per la gioia dei procuratori. Cioè, non ha senso, voglio dire, non ha senso, i procuratori si sono divertiti. Ma ho capito, per quello io ti dico, avendo questa base di settori giovanili in cui ha investito, voglio dire, per Pescara, non è, credo che sia una delle società, Sebastiani come presidente, ad aver investito in questo modo sul settore giovanile. Ma deve uscire da lì, voglio dire, non deve ripartire può ripartire dal derisio della situazione o da Rizzo o da questi che arrivano, cioè non ha senso. Poi questo è un discorso, non è giustissimo dal punto di vista programmatico, però poi c'è Enrico Giustino, ha detto: io ho dalla Lega 300.000 euro, 350.000. Le mie spese su quest'anno sono state di 7 milioni di euro. C'è una differenza. Quest'anno già c'era il paracadute nell'anno precedente. Quest'anno non ce l'hai più. Non ce l'hai più. Qua devi ridurre le spese, 7 milioni, come le riduci? Acquistando giocatori. No. 4-5 milioni sono tanti. È dura, Totò, arrivare a 7 milioni. Io non so i co, però se facciamo i conti di quello che sono costati, io 100 giocatori, poi dopo ne riparliamo, però parliamo con i conti e vediamo se l'impresa è quella. No, però diciamo, concentriamoci. Giocatori, ragazzi. Andiamoci sulla realtà attuale. La realtà attuale è in realtà complicatissima, secondo me, dal punto di vista proprio. Un po' le norme ti costringono ad avere virtuosismi dal punto di vista di attività e passività. È un po' l'altronde, ripeto, Riccardo? La domanda, guarda, partendo dalla federazione, che non aiuta sicuramente il calcio di Serie C, anche perché per tenere un settore giovanile ogni anno continuano ad aumentare le tasse e continuano ad aumentare i trasferimenti sui cartellini dei giocatori e sempre un aumentare tasse da parte della Lega verso le società. Questo è uno dei primi punti, quindi che il presidente dica e dichiari: ma il calcio è in crisi, inizi lui a diminuire le tasse alle società, che sono esorbitanti. Punto numero uno. Quindi a me, quando sento queste dichiarazioni, un po'. Punto numero due: partire dal settore giovanile è l'unica soluzione che c'è, non ce ne sono altre. Perché? Perché a livello economico abbiamo un presidente che è miliardario, abbiamo un presidente che è un modesto imprenditore a livello italiano. Modesto imprenditore a livello finanziario, che gestisce una squadra che ha delle ambizioni e che ha la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Però chiaramente, se tu giocatori bravi non te li tieni e tra l'altro li valorizzi e li devi subito vendere, ed è un cane che si mangia la coda. Però c'è una soluzione. Uno, non illudere i tifosi o la società, diciamo, quest'anno facciamo un campionato, non come ogni anno si parte Champions League, Europa League, Scudetto, no, si dice quest'anno faremo il campionato di Serie C sui giovani, quindi non vi illudete che non veniamo promossi, ve lo dico già, se arriviamo ai playoff siamo fortunati e ti tieni di giocatori e fai un impianto di giocatori. Il problema è che a Pescara la maggior parte dei giocatori sono prestiti, gente che non mette la gamba, gente che viene qua a fare vetrina, io lo continuo a ripetere, perché sono già giocatori che uno torna a Empoli, uno torna a Firenze, uno torna a Milano, e uno della Juventus, uno del Como e uno del Liverpool,
del Pescara rimangono quei 3-4, che sono anche tra l'altro quelli buoni, che tu sei obbligato a vendere per poter rientrare dalle spese che hai. Questo è il problema. Andrea, a tal proposito, poi la prossima puntata daremo un maggior risalto ai giocatori contrattualizzati. Ti vengono in mente i pochi che hanno contratto? Diciamo che ci sono 5-6 senior e 4-5 giocatori da primo contratto che hanno appunto l'accordo anche per le prossime stagioni. Ad esempio in difesa ha il contratto in grosso per un'altra stagione, ha altri 2 anni in Lanes, altri 2 anni in Zita, poi tra i giocatori ancora sotto contratto c'è Memushai, che però dobbiamo capire se continuerà a giocare o se opterà per il ritiro. C'è Diambò che ha il contratto e c'è anche Clemenza, che tecnicamente è un giocatore in prestito ma c'è l'obbligo di riscatto, quindi è comunque un giocatore del Pescara. Poi ci sono i giovani, quindi vari Veroli, Sorrentino, Chiarella, Delle Monache, sono calciatori che sono stati messi sotto contratto quest'anno, che hanno contratti pluriennali ma che sono anche in odore, alcuni di loro, di cessione anche per motivi di bilancio. Allora, ipotesi resta Sebastiani al Pescara, chi potrebbe essere il nuovo allenatore? Sempre più probabile la riconferma di Luciano Zari. Ne parleremo tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 22:15 minuti, ultimo quarto d'ora di trasmissione, ripartiamo da Andrea Costantini, parziale, scusami Totò, parziale di Juventus-Lazio. Sì, siamo a metà del secondo tempo, parziale di 2-1, Lazio che ha riaperto il discorso con un autogol di Alexandro su un colpo di testa, d'azione d'angolo di Patrick, dunque 2-1 all'Allianz tra Juventus e Lazio. A te. Ipotesi riconferma di Zauri sulla panchina del Pescara, Totò come la vedi? La vedrei bene perché credo che, voglio dire, c'è tra l'altro lui ha anche questa esperienza col settore giovanile molto importante a Pescara, credo che un progetto di questo tipo lui lo porterebbe avanti al di là di tutto, e ha fatto l'esperienza fatta anche quest'anno, purtroppo non poteva fare i miracoli, e tra l'altro credo che lui abbia voglia proprio di rimettersi in discussione a Pescara, per cui piuttosto che andare a cercare il mago di turno, che difficilmente lo troveresti, anche facendo tesoro di quello che è successo quest'anno, credo che ripartire con Zauri sarebbe la cosa migliore. Chiaro che bisogna vedere come andrà a finire il problema della società, sì, se verrà ceduto, diciamo, o meno. Però nell'eventualità credo che sarebbe la scelta migliore. Quello testa? Concordo con Di Leonardis. Su tutto? Sull'ultima cosa, quando abbiamo parlato della conferma di Zauri, anche perché conosce l'ambiente, secondo me ci potrebbe essere anche un coinvolgimento di Iervese insieme a lui, che potrebbe fare ancora da collante con il mondo dei giovani. Ivano? Sì, ma credo che Zauri ha due discorsi incompiuti, no? Il primo, quando andò via dimissionario, è quello di quest'anno, cioè nel senso che lui dovrebbe avere, è giusto dargli la chance completa, no? Che non gli è stata mai data la chance completa. Luciano, secondo me, è un allenatore quadrato del posto, quindi sono virtù importanti, che tiene molto a questa città, che secondo me sa lavorare con i giovani, che conosce l'ambiente, che conosce questa squadra. Fare salti nel buio con un allenatore, secondo me, sarebbe in questo momento molto molto pericoloso. Invece, e credo che Sebastiani abbia già detto, tra l'altro, che è il suo allenatore, quindi assolutamente gradita la riconferma. Riccardo, stessa domanda, la riconferma di Zauri e di Matteassi. Sono due cose diverse. Allora, il discorso di Zauri è, per me, è d'obbligo, anche perché l'ha preso, a mio avviso, in prospettiva del prossimo anno, anche perché bisogna dare la possibilità ad un allenatore di costruirsi la squadra e non di trovare una squadra sgangherata come l'ha trovata il povero Zauri. Quindi lui ha preso, a mio avviso, la società sapendo della riconferma playoff o non playoff, cioè vittoria dei playoff o non vittoria. Gli si dà la possibilità perché ha già dimostrato nelle prime 8-10 gare in Serie B di essere un allenatore quadrato, un allenatore che sa allenare e ha le idee chiare. Spero che il suo lavoro non venga inficiato ogni volta da qualche problema come ci sono stati, e lo spogliatoio è colui che parla. Spero che la società, in questo caso, difenda il proprio allenatore su queste cose che a volte capitano. Quindi mi auguro che persone come Memusciai lasciano spazio a qualcuno di più giovane, che ogni anno nello spogliatoio si trea quei problemi che poi noi veniamo a sapere che si treano quasi sempre, forse anche in mancanza di risultati, ma forse le persone devono anche... Solo per quello, però probabilmente... Perché discorsi differenti, Zauri e Matteassi? Perché per me Matteassi, ti dico la verità, non ha fatto bene. Io te lo dico perché ha preso dei giocatori che, a mio avviso, io l'ho detto senza offesa per nessuno, sono mediamente scarsi, perché per quello che ho visto. Poi tu mi dici che l'opinione pubblica, i giornalisti, i critici, per quello che ho visto io te lo dichiaro, scarsi. No? E quindi se gli ha fatto anche il contratto biennale, peggio, perché così li abbiamo anche per il prossimo anno. Però se è vero che Frascatori, Iliani, se riconfermiamo la difesa che quest'anno ha fatto ridere, no? noi ci aspettiamo un campionato uguale, senza nessuna illusione, perché se tu riconfermi la difesa che ha fatto degli errori quest'anno banali senza metterci una virgola, allora che cosa pretendi? Di cosa stiamo parlando? Io spero invece che
arrivi un direttore sportivo nuovo che cambi determinati giocatori e che vada sul mercato a prendere i giocatori, magari lo dicevo all'estero anche, come fa l'Atalanta. Se voi leggete la formazione dell'Atalanta inizio stagione, tanti giocatori non li conosce nemmeno. Ma non faccio paragoni, faccio di politiche di mercato che portano giocatori che magari sono sconosciuti, ma non c'è attività di scouting, Riccardo. Come? Non c'è attività di scouting nel Pescara. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Ha avuto 10 anni Sartori, che era un fenomeno, voglio dire, a trovare giocatori. Ma poi scusa, noi non posso paragonare, io ho detto di prendere da modello, non da paragonare. Ma non dipende, di prendere un modello come l'Atalanta. Lo devi costruire. Ma se tu non parti a costruire una cosa, non arriveremo mai a fare qualcosa, un obiettivo. Si parte, si dice: signori, quest'anno in C ci salveremo a stento, facciamo giocare i giovani, allora costruisci qualcosa, non illudi le persone e fai una squadra. E poi, come hai detto tu prima, il Benevento in 4 anni. Facciamo una programmazione a 3 anni, ma non la prima difficoltà di Zauri, si alza con lo spogliatoio, quello si deve dimettere. Ivano, stavi dicendo che non è possibile, non questo in così, tempi cara. Brevi. No, che io dico, facciamo sempre, ragioniamo su quello che è la realtà in questo momento, perché poi possiamo fare tutti i discorsi del mondo e sono tutti giusti, l'Atalanta, gli esempi da prendere. Pescara non ha attività di scouting. Oh, almeno, Pescara è la squadra che giocava in Serie A, almeno, come Lecce, come Benevento, ma come no? Cioè rifai con una programmazione, perché tu non puoi dire che il Pescara adesso è come il Lavastese, non è così. No, Riccardo, non lo puoi dire. Ti parlo di questo momento storico. L'Atalanta nasce soprattutto grazie al grandissimo lavoro che fa da 20 anni sul settore giovanile. Perché ma anche Pescara fa un bel lavoro sul settore giovanile. Per quello ti ribadisco questo concetto. L'Atalanta, il boom dell'Atalanta è nato con Gasperini quando ha dato fiducia ai giovani che arrivavano al settore giovanile. Wow. Voglio dire, quella è la base. Dopodiché aveva una struttura di scouting diversa che non ce l'ha nessuno, e ha costruito questo Udinese, specifico. L'Atalanta aveva uno stadio che aveva i tubi, non avevano neanche la tribuna. Lavoravo a Bergamo in quel periodo, c'erano i tubi a fare la tribuna. L'Atalanta c'era Zirconia, c'era dagli anni 70. Per quanto riguarda il lavoro di Matteassi, almeno io ragiono su quello che sono le evidenze. Intanto Matteassi c'è un peccato originale, che arriva dopo la scelta dell'allenatore. Quindi lì delle due l'una, o lui non accetta, o se va avanti con questo fardello sulle spalle, quindi di un allenatore, non so se poi gradito o meno a lui, ma non scelto a lui. Poi non tutti gli acquisti sono di Matteassi, perché se io penso a Ingrosso, se penso a Durzi, sono scelte decise dall'allenatore. Quindi la maggior parte sono state le scelte di Auteri, esatto, quindi il direttore sportivo non è sempre, non è che gli acquistano tutti i figli del direttore sportivo, ma sono anche figli e allora non accetti che direttore sportivo sei? No, aspetta, parliamo da come no? Se il direttore sportivo deve lavorare con la legge, tu hai dato un giudizio completamente negativo sull'operato di Matteassi. Secondo me Matteassi, io se devo giudicare su quello che lui ha preso di petto in prima persona, è stato un lavoro sulle cessioni a gennaio, e lì secondo me ha fatto un ottimo lavoro, perché si è sgravato di giocatori, Scognamiglio, Galano, che hanno fatto, Galano a Bari avrà giocato forse mezza partita. Galano e Valdifiore, a parte sicuramente non è stato Matteo, per farle andare via Galano e Valdifiore li ha dovuti pagare, altrimenti non andavano via. Aiuto all'esso, quindi sarebbe stato facile, quello sicuramente sì. Sul discorso De Marchi, lì secondo me è un'indicazione all'allenatore, cioè De Marchi, oppure anche del giocatore, da quello che mi risulta, che è un giocatore che voleva giocare, non visto dall'allenatore, perché era il periodo in cui Ferrari ha cominciato a giocare sempre. Quindi, chi ha portato il direttore? Chi ha portato? No, ti voglio dire, sportivo? No, tu beh, sei. Diciamo che Rizzo è stata una scelta infelice di trovare come uomo perché di centrocampo Rizzo. Perché De Rizzo è stata la scelta azzeccata, ma l'ha voluta l'allenatore. Ma l'ha portata l'allenatore. Però l'ha voluta Auteri, quindi. Cioè dobbiamo dire, quindi l'ha voluto l'allenatore. Rizzo non giocava neanche alla Andrea, quella della notte. Forza. Professor Rizzo, come ha scritto un giornale. A Guerino Testa, come pescarese ma anche come consigliere regionale, se dovesse poi esserci una cessione della società da parte di Sebastiani, il potenziale acquirente o i potenziali acquirenti, qualora dovesse essere un gruppo,
che realtà troveranno e come insomma potranno sviluppare i loro eventuali interessi, oltre che immagino quello dell'interesse calcistico che sarà l'interesse prioritario. Ma eventuali interessi ovviamente non... L'unico interesse è l'interesse calcistico, altri interessi poi non sono... Tutti dicono tanto si farà allo stadio, a Pescara... Ma quindi... sì, tante cose che si sono dette che poi non si sono mai avverate. Innanzitutto è già difficile trovare un acquirente solido che voglia investire a Pescara, perché ricordiamoci le scelte infelici del passato e le scelte infelici di alcuni... città importanti che poi hanno fallito, hanno fatto fallire la società miseramente. Quindi andiamo con i piedi per terra, molto molto cauti, perché trovare un acquirente solido, serio e molto parlava molto... di fondi americani. Comunque, a sentire il presidente è molto intenzionato a vendere. La vendita è un grande punto interrogativo. Totò, io te la rifaccio ogni volta la domanda. Secondo te cederà o no? Secondo me, ti dico la verità, spero di no. Spero di no, perché questa storia dei fondi, delle cose, lo ripeto del resto da mesi, non mi convince, anche perché, come ha detto Ivano, l'ho detto anch'io, qual è il business che esce fuori da questo tipo di fondi che vengono a investire sulle società di serie C, perché ce ne sono 5 o 6. Voglio dire, mi sembra una cosa folle. Credo che invece il Pescara, ribadisco, che debba ripartire dalla base costruita. La base costruita, tra l'altro, veramente l'impegno di questa società per il settore giovanile è stato eccezionale. Parliamo di strutture, parliamo di campi, parliamo appunto del lavoro fatto sulle squadre. Andrea Costantini mi ricordava che in giro per i campionati sono anche del Pescara, Bocic e Borrelli, sono altri giovani che potrebbero contribuire a costruire questa squadra. Altri, mi ricordi quelli della Turris anche. Fabian Pavone, ma in realtà Pavone ora è di... Ah, Pavone, però era seduto quella del Parma. Però insomma, Bocic e Borrelli sono 50%. Per dire, secondo me la fucina deve essere quella. Per Ivano, a pelle cosa ti senti che accadrà? Che è complicato acquistare una città di serie C, detto lo ribadisco. Non capisco perché non riesco a percepire quale potrebbe essere il vantaggio nell'acquisire una società che in questo momento, ripeto, è una società che comunque viene da molte delusioni, un ambiente abbastanza scarico. Io dico quello che ho detto all'inizio. Perché, e mi rifaccio questa domanda, perché non si può ipotizzare una società allargata con più imprenditori, dove il rischio è suddiviso, tra l'altro, quindi proprio a livello imprenditoriale il massimo ci possa stare, e si può sgravare anche un po' Sebastiani, anche dal punto di vista di comunicazione, di immagine, quindi portare dentro gente che comunque possa essere un po' più fresca, più non gradita. Ci stanno, più... Ivano, non ci sta. Evidentemente, non perché, ci sta. Perché non ci sta. È vero, perché se da quando poi è successo quello che è successo, cioè che la società era così ampia, piano piano ha perso... Dal 2009 sono stati coinvolti tanti e poi erano più di 30. Dai, però era sempre Sebastiano un po' il punto, sì, no, la punta di diamante. All'inizio no, sono state... All'inizio dei tempi di De Cecco, però, sì. Però dopo passato il primo periodo. E poi i fondi, e arrivo a quello che diceva Antonio, i fondi per loro natura hanno inizio e una fine. Riccardo, che nel mondo economico lo sa più e meglio di noi, cioè hanno un inizio e una fine che è datata da 4-5 anni. Alla fine tirano la linea, vedono quello che è accaduto. Quindi parliamo poi di una spersonalizzazione completa dell'aspetto societario, perché poi cominci a ballare intorno ai fondi, intorno a queste situazioni, ti prendo, ti rimetto. Cioè l'investimento che fanno deve pagare, vuol dire, nel giro di 3-4 anni. Con un tempo determinato. Sì, questo anche per l'imprenditore. Quale garanzia ti può dare il fondo? Voglio dire. Questo vale anche per l'imprenditore italiano. Ma questo vale anche per Sebastiani, perché se il prossimo anno dovrà rimetterci tanti soldi per fare la Serie C, se poi non vince il campionato, un altro anno difficile. Quindi... Però, scusami, tu stai parlando di un presidente che ha messo 7 milioni di euro per allestire una squadra. Ma allora, questo presidente ha messo 7 milioni di euro. Chi in C ha messo 7 milioni di euro? Nessuno, quasi nessuno. Quindi non è, a mio avviso, il problema del presidente. Il problema è innanzitutto dei giocatori, che prendiamo dei giocatori scarsi.
abbiamo un direttore che secondo me ha fatto male, e abbiamo un allenatore che ha fatto male. Investire questa cifra perché c'era un paracadute. Certo. Adesso non c'è più. Adesso è più complicato, però quest'anno gli investimenti, tu non puoi dire male del presidente perché i soldi li ha messi, tu devi dire male a allenatore, direttore sportivo e giocatori in primis, perché i giocatori in primis sono i responsabili, perché noi continuiamo a parlare, ma se in campo questi fanno ridere, è inutile. Ma è inutile. Ma allora come lo spiego? Prendi vale. il giocatore quelli ti restano. Dobbiamo solo aspettare quello che, che accadrà. Okay, allora non li prendere, no. Non li prendi, lascia il bagaglio. Allora chiudiamo qui il parziale da Torino. Parziale è sempre il 2-1, mancano 5 minuti al 90esimo. Sarebbe stato interessante, avevo un'altra domanda in canna. Falla, sul, forza, no, perché sembra molto probabile la riconferma del Pescara nel girone B. Se questo è un aspetto dirimente, secondo gli ospiti in studio, se può incidere l'inserimento in un girone piuttosto che in un altro. Facciamo rispondere Ivano? Secondo me rimanere allo stesso girone potrebbe essere una cosa auspicabile, perché comunque il girone dove si riesce a giocare anche in maniera molto tranquilla a livello ambientale, c'è poca pressione in altri campi, si gioca un calcio poco fisico, un po' più tecnico. Io abbiamo visto anche squadre che sono, lottavano per la bassa classifica, che giocano anche a calcio. Forse negli altri gironi, il girone A mi sembra poco abbordabile perché mi sembra quello più alto a livello economico e anche quello più costoso, e quindi con squadre più forti. Il C ambientalmente è complicato, il B forse è più... Domanda fresh, chi andrà in Serie B? Pisa. No, in Serie B. Penso in Serie A. In Serie B, bella domanda, Reggiana. Secondo quelli della testa, Reggiana, Padova, Catanzaro, sono le tre seconde citate. Vediamo se azzecca il pronostico. Spareggio la vedo tra Reggiana e Padova. Con voi ci risentiremo. Io Padova. Padova. Andrea Costantini, grazie. Grazie a voi. Regia, allora si vede tra le telecamere. Ringrazio Gorino, Testa. Grazie a voi. Lupo per un'estate ricca di lavoro e di soddisfazioni. Grazie a Ivano Bisciascio, grazie a Riccardo Clink e Totò De Leonardo. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.